Gli spettacoli di A Teatro con Mamma e Papà, rassegna organizzata da Rosso Teatro a Ponte nelle Alpi, per andare in scena dovranno aspettare ancora un mese. È la decisione di Alessandro Rossi, direttore artistico dell'iniziativa, dettata dalla situazione incerta tuttora vigente, che non consente una realizzazione serena del programma sia dal punto di vista del pubblico che da quello degli addetti ai lavori. La stagione, la prima nella nuova veste del piccolo teatro Piero Bon, doveva partire il 15 gennaio e concludersi il 25 febbraio, inizierà invece il 12 febbraio per terminare il 12 marzo. La scelta di spostare l'avvio di A Teatro con Mamma e Papà è stata una scelta sofferta, sicuramente, però presa con grande coscienza e posso dire anche con grande senso di responsabilità. La situazione attuale in generale credo che non permetterebbe a nessuno di vivere in maniera serena l'esperienza del venire a teatro. Spostare, quindi non annullare, questo è stato un po' il faro guida che ci ha appunto guidato per questa scelta, più che altro per evitare di togliere ancora ulteriori possibilità di svago, incontro, confronto, divertimento a chi è già stato privato molto di queste occasioni. Abbiamo aspettato tanto perché il sipario di A Teatro con Mamma e Papà si riaprisse. Dobbiamo solo aspettare ancora un pochino e speriamo che poi il 12 febbraio, che è la data nuova indicata per l'apertura della stagione, sia effettivamente quella. Gli spettacoli saranno 3 al posto di 4, il costo dell'abbonamento si è dunque modificato a 22 euro anziché 30. Si comincia con I Musicanti di Brema della compagnia Cosmo Comico Teatro di Milano, continuando il 26 febbraio con Elefantino della baracca Teatro Testoni di Bologna, per concludere infine il 12 marzo con Valentina Vuole della compagnia Progetto GG.